L'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale, attraverso le sue attività, promuove lo studio e la ricerca sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una disciplina che ha lo scopo di far fare a una macchina cose che reputiamo intelligenti, come risolvere problemi o svolgere compiti e attività tipici della mente e delle abilità umane. L'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale è nata nel 1988 e da allora è impegnata nel promuovere dibattiti e ricerche interdisciplinari su questo tema, orchestrando contributi di università, enti di ricerca pubblici e privati, sociologi, economisti, ingegneri ambientali ed aziende. L'associazione è parte integrante della European Association for Artificial Intelligence. Inoltre, promuove e organizza seminari, congressi ed eventi, favorendo il confronto e il dibattito con la comunità internazionale di studiosi. È attiva anche in campo editoriale con una rivista dedicata e con gli atti internazionali dei convegni annuali. L'Italia ha una forte tradizione negli studi dell'intelligenza artificiale. Diverse idee pionieristiche provengono da scienziati italiani, nonostante la mancanza di investimenti strutturali e di forti legami con la catena del valore industriale. Ciò nonostante, emerge sistematicamente un nuovo scenario di aziende innovative e start-up attive nel settore, favorendo l'occupazione di studenti e ricercatori. In questo momento di passaggio evolutivo, l'intelligenza artificiale sta emergendo come un potente insieme di tecnologie in grado di trasformare il nostro futuro. L'Italia e l'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale sono impegnate a giocare un ruolo da protagoniste nell'ecosistema internazionale della ricerca e innovazione e ad attrarre investitori, contribuendo sia all'economia nazionale che internazionale, dirigendo la ricerca e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale verso soluzioni responsabili e sostenibili, a beneficio del pianeta, dell'uomo e della scienza. L'associazione è aperta a ricercatori, studiosi e professionisti, ma anche a persone semplicemente interessate al tema e al dibattito su di esso.